Le discariche della provincia di Napoli sono monitorate attraverso un sistema satellitare. Questo è l'obiettivo del progetto Simdeo presentato a Napoli a Santa Maria la Nuova presso la sala consiliare della provincia di Napoli. Il progetto Simdeo, il sistema integrato di monitoraggio delle discariche con dati Meteo Observation, è un sistema che utilizza dati provenienti da satelliti per controllare le discariche dei rifiuti realizzate dalle aziende campane. Eurosoft in capofila e Foxbit sono con il supporto di Serco e del consorzio ANI, nell'ambito di un programma di ricerca cofinanziato dall'ASI, hanno realizzato e presentato il progetto attraverso i risultati conseguiti da un protocollo d'intesa stipulati anche con la SEPN SPA, la società provinciale di gestione del riciclo dei rifiuti a Napoli. Dopo l'introduzione di Giovanni Squamo, presidente di ALI, hanno presentato il loro saluto nel corso dell'evento a Santa Maria da Nova il dottor Ciro Alfano, per nome e per conto dell'assessore all'attività produttiva, l'amministratore di SAP Sistema Ambiente Provincia di Napoli, l'avvocato Enrico Angeloni, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, Luigi Vini. Sono seguite poi le relazioni di Fabrizio Battazza, responsabile del progetto Simdeo per l'Agenzia Spaziale Italiana, il professor Giovanni Laneve, docente esperto di osservazione della Terra con dati satellitali presso l'Università della Sapienza di Roma, dell'ingegnere Renata Oligem, coordinatore del progetto Simdeo, per conto di Eurosoft e di Foxbit. Poi successivamente sono intervenuti l'ingegner Cosimo Putignani, consulente della SEPRCO, e ha concluso infine i lavori Marcello Ciobbo, amministratore unico di Eurosoft. Simdeo sostanzialmente si propone di affiancare e migliorare la gestione e il monitoraggio delle discariche di rifiuti solidi urbani attraverso l'utilizzo congiunto di diverse tecnologie satellitari. I prodotti generati dal sistema sono mappe raggruppate in prodotti intermedi e prodotti finali, che sono sostanzialmente quelli diretti all'utente finale. Questa tipologia di prodotti generati attraverso l'uso del satellite vengono messa a disposizione degli utenti per mezzo di un sistema informativo territoriale che fornisce la funzionalità di interfacciamento con l'utente e con l'operatore attraverso e grazie strumenti interattivi e l'accesso alla modalità web. Alla definizione dei requisiti, alla validazione del prodotto che è di Simdeo e i risultati di Simdeo, hanno partecipato attivamente anche la SAPNA, cioè la società del Parco Nazionale del Vesuvio e il Comune di Napoli, i quali attraverso una stipula di una convenzione sono state parte e protagonisti di un progetto che nel futuro potrebbe rappresentare una svolta anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti nella nostra regione, ma soprattutto un passo avanti in termini di innovazione a livello nazionale di come gestire questo che è un problema di questi anni, ma che sarà sempre di più un problema dei prossimi decenni.